Parliamo ora di un'altra giornata mondiale, quella di ieri, dedicata ai diritti umani. Per celebrarla, ad Aosta un percorso dedicato alla libertà di espressione e l'inaugurazione della mostra Tre passi nell'arte, visitabile al Museo Archeologico Regionale fino al 7 gennaio. Vediamo. Promuovere il rispetto dei diritti umani a partire dalla libertà d'espressione, in primis tra i giovani. È l'obiettivo di Freedom, un percorso organizzato dal Comitato Giovane UNESCO della Valle d'Aosta in collaborazione con l'assessorato regionale alla cultura. Freedom vuole essere un viaggio, diciamo, all'interno delle varie libertà d'espressione. Visto che oggi è la giornata mondiale dei diritti umani, abbiamo cercato di creare diversi appuntamenti sul territorio valdostano dove andiamo a declinare i diritti umani, la libertà d'espressione in ambito artistico e poi anche tutto il discorso legato al patrimonio culturale. L'obiettivo è quello di sicuramente avvicinare la popolazione a questa tematica, quindi i diritti umani, ma soprattutto anche i giovani, perché è importante creare una coscienza dei diritti umani e di ciò che ci circonda. In una tavola rotonda, docenti ed esperti si sono confrontati sulle varie dimensioni della libertà d'espressione, con una particolare attenzione per il ruolo e la formazione di chi opera nei media e nella stampa. Regolarmente un giornalista deve essere formato, perché ha un potere d'action extrêmement important. On peut relativiser des choses, mais on peut faire empirer des situations. Et donc, la liberté d'expression est absolument fondamentale. Dans tous les droits de l'homme, les libertés sont un socle commun. Donc, si on touche à la liberté d'expression, on touche à tous les droits de l'homme. En revanche, il y a aussi des devoirs et de respecter la dignité humaine. La mostra Tre passi nell'arte, un'anteprima della BIBART, Biennale Internazionale d'Arte di Bari, che comprende le personali dei tre artisti valdostani, Alessandra Peloso, Ezio Bordet e Fabrizio Brazzale, propone invece un incontro di linguaggi diversi, esplorando così la libertà d'espressione in campo artistico. La vera battaglia che si fa per il multiculturalismo, per l'unione dei popoli, deve passare attraverso l'arte, perché è un linguaggio universale, ognuno parla la sua lingua. E come si fa allora a unire un popolo, a unire delle nazioni? Solo attraverso l'arte e la cultura.